Salve, bentrovati a questa edizione del nostro telegiornale. Manca poco perché la banchina della Marina sia pronta. Potranno, così l'assessore Foti, potranno riprendere le attività diportistiche. La data è quella del 30 aprile. È stata indicata a fine aprile la data entro la quale devono essere ultimati gli interventi di riqualificazione delle banchine della Marina. I lavori proseguono regolarmente, afferma l'assessore comunale ai lavori pubblici Alfredo Foti. La stagione della piccola diportistica sarà garantita. Entro il 30 aprile, secondo quanto indicato nella determina, dovranno essere completati anche il molo Zanagora e una banchina del molo Sant'Antonio. Diverso invece il discorso per le altre banchine del molo Sant'Antonio, perché in questo caso i tempi sono più lunghi o bisognerà attendere la fine dell'estate. Come previsto dal progetto, gli operai stanno lavorando per allungare la banchina di 70 metri. La fine dei lavori era inizialmente prevista per il 31 dicembre del 2015, ma tra sospensioni dei lavori e perizie di variante, il completamento è slittato in un primo momento al 30 aprile. Dalla società consortile Porto Siracusa è poi arrivata al comune una richiesta di proroga per le tre banchine del Molo Sant'Antonio. Nella determina, in particolare, viene specificato che il direttore dei lavori, Agostino Calandrino, ha rilasciato il proprio parere favorevole alla concessione di una proroga di 153 giorni per consentire all'impresa di completare tutto quanto previsto dal progetto. Proprio per questa ragione, salvo ulteriori slittamenti, i lavori al Molo Sant'Antonio, dove dal 2017 dovrebbero arrivare le prime grandi navi da crociera, dovranno essere completati entro il 30 settembre di quest'anno. Ancora problemi per la scalinata esterna di Villa Reiman, uno sfregio alla città, secondo il presidente del quartiere Culotti. Ancora problemi per la scaletta esterna di Villa Reiman, sgretolati altri gradini, una ferita per il quartiere, denuncia il presidente Culotti. Villa Reiman, nel cuore della zona alta di Siracusa, un lascito della nobildonna danese alla città di Siracusa per farne un uso culturale. La sua struttura esterna è da tempo ammalorata e in particolar modo la sua scalinata. In un primo tempo la parte destra, in un secondo momento l'altra. Sta cadendo a pezzi, voi come consiglio di circoscrizione cosa dite? Allora, per diritto di cronaca noi ci rifacciamo a una lettera inviata all'assessorato alle politiche culturali l'8 aprile del 2015, quindi un anno fa, dove facciamo presente all'assessore di competenza il pericolo del crollo di un'ulteriore parte della balaustra della scalinata di Villa Reiman. A ciò rispondeva l'assessorato, l'assessore Italia, dicendoci che la scalinata era inserita nella programmazione della sovrintendenza dei beni culturali. Così non è, perché ci risponde la sovrintendenza dicendoci che non è un bene riconosciuto conducibili alla sovrintendenza. Quindi, in fin dei conti, chiediamo all'assessore Italia, all'assessore della politica culturale, di intervenire nel più breve tempo possibile al fine di evitare il crollo totale di questa scalinata. Lui l'anno scorso disse la rifaremo più bella di prima, invece si è verificato un ulteriore crollo. Invitiamo l'assessore Italia a rapportarsi con trasparenza nei confronti del Consiglio di circoscrizione Neapolis, in quanto organo eletto, e a provvedere nel più breve tempo possibile al ripristino di questa situazione di degrado dell'intera città. La rubrica La spina nel fianco oggi si occupa delle inchieste sulla gestione del Vermexio tra accuse, minacce, grida e sussurri. Le tante inchieste giudiziarie aperte dalla Procura della Repubblica di Siracusa nell'ambito dell'amministrazione del Vermexio raffrontano i tanti aspetti della vita sociale nella comunità siracusana che ribaltano la logica della statistica. Per alcune inchieste che vedranno la luce del faro della giustizia in un modo o nell'altro per la chiusura delle indagini nei prossimi giorni, altre luci rosse appaiono nel tunnel del sinistro girone infernale con altri voluminosi fascicoli che raccontano alla magistratura inquirente i possibili reati. Fatti e condizioni più volte raccontati, intercettazioni telefoniche ambientali in un cumulo di elementi probatori, riunioni di uomini della politica con mediatori, affaristi, portaborse, ma anche tante storie che danneggiano gli interessi dei cittadini, dove appare quasi sempre l'appropriazione indebita nel presunto reato contestato quando si parla delle cose del municipio. Il presupposto è ovvio per l'integrazione della fattispecie criminosa, ma è in esame per la verità il solo tentativo, e dove tra i banchi della politica si parla tanto tra grida e sussurra, speranza e preghiera alla Madonna delle Lacrime del fascicolo denominato Gettonopoli, inchiesta ancora aperta
aperta con l'iscrizione iniziale di 49 consiglieri comunali tra vecchi e nuovi indagati a vario titolo, ma per questa inchiesta qualcuno insiste sulla possibilità, forse la sua speranza, che possa essere richiesta l'archiviazione da parte dell'ufficio del pubblico ministero. E questo non si può ipotizzare. Noi ci limitiamo a raccontare la cronaca dei fatti. La gestione dell'acqua appare l'inchiesta più scottante, che è ancora aperta, ma anche questa è addirittura d'arrivo con tanti iscritti nel registro degli indagati e la proroga delle indagini concessa dal GIP al pubblico ministero fino a giugno prossimo. Asili nido sono due tronconi in cui lavorano la Guardia di Finanza e i Carabinieri, ma proprio in questo fascicolo si sarebbero inseriti altri fatti nuovi proprio nei giorni scorsi. Fatti e circostanze che riguardano gli impianti semaforici, l'illuminazione pubblica e vari servizi in concessione si trovano tutti in sofferenza. I fascicoli dell'INDA si trovano già da tempo divisi in tre tronconi e tutti in una diversa posizione, mentre la demolizione del ponte dei Calafatari si trova in sofferenza insieme a tanti altri fascicoli minori, ma non meno importanti per la giustizia degli uomini, mentre per sapere di quella divina aspetteremo senza fretta il verdetto del giudice unico universale. A Siracusa il comandante Alfa, il fondatore del gruppo Intervento Speciale dei Carabinieri, incontrerà i ragazzi di alcune scuole. Il comandante Alfa, fondatore del GIS, il gruppo interventi speciali dei Carabinieri, sarà domani a Siracusa. Di mattina si reca al liceo scientifico Einaudi di Via Pitia per un incontro riservato agli studenti sul tema legalità, un impegno costante nella società. L'appuntamento è fissato per 9:30 e vedrà tra gli altri l'intervento del sostituto procuratore Antonio Nicastro, componente della giunta distrettuale dell'Associazione Nazionale Magistrati, e la rappresentanza dell'Associazione Nazionale Carabinieri con il presidente Valentino De Jesu. Sempre lunedì alle 17:30 nelle sedi di Siracusa del centro Reti Antiviolenze in via Brenta si tiene un incontro pubblico, aperto al pubblico, con il comandante stesso. Tra i relatori l'avvocato Aldo Ganci, Giovanna Riti, responsabile dell'Associazione Libera, e il presidente dell'Associazione Nazionale Carabinieri Valentino De Jesu. In tale contesto il comandante Alfa presenterà il suo libro Cuore di Rondine, che ripercorre le tappe più significative della sua lunghissima esperienza con il GIS, dalla rivolta nel carcere di Trani alla liberazione di Patrizia Tacchella, dalle missioni in Bosnia, in Iraq, all'addestramento dei nuovi tutori dell'ordine in territorio iracheno e afghano. L'autore del libro avrà modo di raccontare ai presenti i numerosi interventi del gruppo istituito nel 1975 dall'allora ministro Francesco Cossiga per fare fronte al fenomeno del terrorismo. Per questioni legate alla sicurezza, il comandante apparirà in pubblico con il volto travisato dal Mefisto, un passamontagna che ne celerà l'identità per motivi di sicurezza. Ci fermiamo, c'è la pubblicità, ci vediamo tra poco. Supermercati Gemar. Questa settimana in offerta latte parzialmente scremato Latterie Siciliane 1 litro 49 centesimi, mozzarella Latterie Riunite 100 grammi 45 centesimi, biscotti Oro Saiba confezione da 1 kg 2,74 euro, minestrone tradizionale Findus 450 grammi 1 euro, succhi yoga 70% di frutta 68 centesimi, pannolini Baby Soft 2,97 euro. Supermercati Gemar, ogni giorno all'insegna della qualità. Il nuovo da Opel. Opel Corsa con Forward Collision Alert. Autosport, da sempre Toyota, oggi anche Opel, in Contrada Targia a Siracusa. Officina specializzata Toyota e multimarca. Nuova gestione. I rifiuti sono una risorsa, basta saperli gestire. Un'opportunità per le amministrazioni comunali e per le imprese che desiderano attuare un sistema ottimale di raccolta differenziata, con cospicui vantaggi. Ecomac Smaltimenti, dal 2013 recuperiamo e gestiamo rifiuti speciali non pericolosi, nel rispetto delle normative vigenti. Rendi ancora più grande la tua azienda, affidati a dei professionisti. Non alterare l'ecosistema, il territorio è vita, rispettalo. Degustazioni, grandi spazi espositivi, eventi live.
La festa della fragola di Cassibile anche quest'anno ha un doppio appuntamento. Dal 22 al 25 aprile a Palazzola Creide la fragola incontra l'alta pasticceria palazzolese. Dal 29 aprile al 1 maggio la festa della fragola è all'Ippodromo del Mediterraneo di Siracusa. Artigianato, prodotti bio della nostra terra e naturalmente le fragole più buone e gustose. Festa della fragola, peccato non mangiarla. www.festadellafragola.it. In via Costanza Bruno 50. Assistenza tecnica e consulenza telefonia mobile. Assistenza tecnica su Apple, Nokia, Samsung, BlackBerry. Concessionario Noverca. C-Portal per linea fissa e ADSL. In via Costanza Bruno 50. Telab One. Il primo laboratorio di assistenza telefonia mobile a Siracusa. Bentornati, seconda parte del nostro telegiornale. I vecchi cartelloni pubblicitari, le insegne ormai in disuso, verranno tolte dalle mura di Siracusa. Un passo verso il decoro pubblico, secondo l'assessore Scrofani. Vecchi cartelloni pubblicitari in disuso, l'amministrazione comunale ha deciso di intervenire nell'ottica del decoro pubblico e della riqualificazione cittadina. Sempre di più patrimonio comune anche la bellezza della città, e questo rientra tutto in un disegno più ampio di decoro pubblico. Ci sono delle cose che rendono brutte delle zone di Siracusa, sono delle insegne pubblicitarie o meno, però non più attive, quindi messe lì. Sì, messe lì e sostanzialmente sono diventate le strutture visive a cui anche i nostri occhi sono abituati. Noi dobbiamo in questo senso avviare un cambio di tendenza che è anche culturale. Sono segnali che vogliamo dare di buon esempio, proprio che vanno anche su piccoli interventi. Se penso per esempio a quest'ultimo, un intervento invece comunque che assume un grande valore anche simbolico, soprattutto in un momento in cui vi è un alto senso e uno spiccato senso di inciviltà. Quando dovrebbe partire tutto questo? Faremo questa settimana questa rivisitazione sul territorio, che significherà individuare tutte queste insegne di esercizio di attività che hanno cessato sostanzialmente l'attività, e nella settimana successiva faremo, attraverso un raccordo tra l'ufficio tributi e l'ufficio commercio, una verifica attenta delle attività, e dopodiché andremo a sostituirci alle ditte e andremo sostanzialmente alla rimozione degli stessi impianti. Una marcia contro chi ci ha rimesso la vita per quanto riguarda lo smog industriale, un'iniziativa di Don Prisutto, Palmiro Prisutto. Don Palmiro Prisutto non si arrende e promuove una nuova iniziativa per ricordare le vittime del cancro. Giovedì 28 aprile una marcia partirà dal piazzale del cimitero e si snoderà lungo le principali arterie della borgata fino a raggiungere Piazza Duomo. Il parroco augustano, simbolo della lotta all'inquinamento, nonostante gli appelli rivolti al presidente della Repubblica Mattarella e prima di lui Napolitano, tuttora inascoltati, non smette di spronare la comunità. La manifestazione è per quelle che lo stesso parroco definisce da anni vittime dell'olocausto silenzioso di Augusta, Priolo e Melilli. Partirà alle 17 con un raduno nel piazzale esterno del cimitero di Augusta, a cui seguirà la deposizione di corone e di fiori in memoria dei morti di cancro. Durante alcune soste intermedie verranno letti, come accadeva durante le funzioni in chiesa madre ogni 28 del mese, i nomi delle vittime di cancro del territorio. In piazza Duomo verrà organizzato un flash mob e alle 19 inizierà la messa. Padre Palmiro, attraverso i social network, invita i partecipanti a munirsi di un foulard bianco e uno giallo, su cui rispettivamente scrivere il nome di un proprio caro morto o malato di tumore. Un altro gesto simbolico per denunciare la sofferenza e l'emergenza con cui la popolazione augustana vive da troppi anni il dramma ambientale. Un appello al coraggio, perché come scrive Don Palmiro, solo i coraggiosi hanno l'ardire di esporsi, lottare e non arrendersi. Bene, con questo è tutto, si conclude il telegiornale, vi auguriamo un buon fine settimana.